E polemica dopo il rinvio del Consiglio Comunale in programma ieri ad Eboli, che aveva fra i punti all'ordine del giorno la problematica attinente alla gestione delle procedure di gara da parte del Comune. Argomento quest'ultimo approdato in Consiglio dopo la richiesta ufficiale della minoranza. Alla base del rinvio, a detta dell'amministrazione, il malfunzionamento dei microfoni utilizzati per l'assise. Sul piede di guerra l'opposizione, che punta il dito sulle problematiche interne alla maggioranza. Ieri la motivazione ufficiale è un guasto tecnico relativo ai microfoni e alla parte elettrica. La motivazione politica è un'altra, che la maggioranza era in frantumi su una tematica abbastanza delicata, ovvero appalti, affidamenti diretti e proroghe. Perché diciamo questo? Perché i numeri lo attestano, in quanto la maggioranza contava solo 12 consiglieri su un minimo per mantenere il numero legale che è equivalente a 13. E noi cinque firmatari della mozione della richiesta di Consiglio Comunale monotematico abbiamo responsabilmente garantito il numero legale. Quindi la questione è soprattutto politica, anche se incentrata su un rinvio per un aspetto tecnico. E ora ci sarà questa seduta? Si Ora terrà. attendiamo i risvolti per la conferenza dei Capigruppo, che ad oggi non è stata ancora convocata. E attendiamo anche gli sviluppi in merito ad altre problematiche annesse e connesse alla problematica di cui è l'oggetto del Consiglio Comunale. Faccio un esempio banale, oggi i giornali sono pieni dell'acquerel Eboli Battipaglia per quanto concerne i parcheggi a mare. Noi lottiamo per la verità dicendo da anni che quello messo in atto da Eboli era un comportamento illegittimo e che si protraeva addirittura in ipotesi penalmente rilevanti. Ci fa piacere che il comune di Battipaglia finalmente si sia reso conto della questione, che non è tanto politica, bensì tecnica e giuridica.